Occhio, quinto minuto di gioco, Szczęsny chiama in barriera Ken, chiede di spostarsi solo sul suo palo, solo Ken, anzi a Keen, perché abbiamo capito benissimo che ormai si può chiamare in tutti i modi, Sì, quindi chiamiamolo esatto. Moise. Pellegrini. Attenzione a Zaniolo. C'è fuori dall'area Mkhitaryan che è lasciato abbastanza libero, lo controlla a distanza Chiesa, anche se prova a fare densità lo stesso. Occhio a Pellegrini che da lì secondo me può anche provare il tiro, alla sinistra di Szczęsny, parte il numero 7 della Roma. Sul secondo palo, Szczęsny para sul colpo di testa di Mancini, che era diretto sotto la traversa sul primo palo. Szczęsny era posizionato bene, la para un po' anche per i fotografi. Però bella giocata della Roma con Mancini, che da lì non può comunque trovare il gol perché Szczęsny era posizionato troppo bene. Ricercato. Moise Kean di testa sull'assist di chi? Di chi? Di De Sciglio, che si mangia Zaniolo sulla sinistra, mette una palla che canta dall'altra parte dell'area di rigore, a giro, morbida, bella, forte, tesa, tutte le aveva. Saltano in due, se non in tre, la prende Moise Kean e la mette sul palo alla destra di Rui Patricio. Juventus in vantaggio dopo 15 Ha perso minuti. 10 anni Si di vita il tuo amico, sblocca Moise. eh? Azione break la Roma. Occhio, Abraham, limite dell'area di rigore, questa è pericolosa. Fermatelo, Bonucci non lo ferma, ne salta 3-4, Rigore, palla rigore, che rimane lì. rigore, Questo è rigore. Chiedete scusa a rigore, Abraham. rigore, rigore, Chiedete scusa a rigore, rigore Abraham. e giallo, Chiedetegli scusa. non capisco attenzione, io ho visto perché. rosso, Non capisco non so se ho perché visto l'arbitro non ha male. lasciato proseguire, che c'era la regola del vantaggio, la Roma era andata in gol. L'arbitro ha fischiato prima perché si è alzata la bandierina dell'assistente. Non capisco per quale Non motivo. c'è rigore. Ragazzi, ma rigore è dopo il passaggio in fuorigioco, eh? Se Però, Mkhitaryan è in ma non gliela dà, fuorigioco. però non gliela dà Ebram, mi sa, eh. No, Guarda, ma. gliela dà il giocatore della Ah, Juve a sì, Mkhitaryan. Gliela dà Danilo. è Danilo Quindi che gliela non può tocca. essere fuorigioco, ma è sicuramente fallo di Szczęsny su Mkhitaryan. Sì. Poi però Ebram segna a porta vuota, dice Francesco. Allora perché non lasci il Non ho gol? capito perché non lasciar correre. E Abraham non è in serata. Vediamo se riescono a pareggiare i giallorossi a pochi Prova. istanti dalla fine del primo tempo. Questa è una grande opportunità, Dai, purtroppo. Ce la cavolo, siamo cercata perché dai. Ebram ha fatto una giocata pazzesca in mezzo a Danilo Sì, Bonucci. Anchellini ha perso una Però palla Juve, esatto, presa di sanguinosissima. infilata. Sì. Cioè, Tutto Anchellini ha fusato preso una però. palla sanguinosissima, l'ha persa Veretout sulla dal 3 dischetto. quarti. Tira Szczęsny! Wojciech! Cos'eri quello di inizio campionato, Wojciech? Questo sei tu! Non sarai Buffon, non sarai Donnarumma, ma tu sei questo! Non potevi essere quello delle prime 3 giornate! Era impossibile! Fai il danno, crei il rigore, ok, lo pari. Grande Wojciech! La Roma sbaglia il rigore con Veretout perché Wojciech, Szczęsny glielo para. Occhio a Bonucci che rimette in gioco il Sharawi con una giocata rischiosissima. Ancora il numero 92, lato corto di sinistra, la mette dentro. Poi chiude Bonucci recuperando l'errore. Ancora Vigna che la spara dentro. Bonucci di testa, prova a recuperare, la palla rimane ancora lì. Chiellini, c'è un fallo. Attenzione, Rossato è fermo, lascia proseguire. Non ha visto nulla, ci sarà un VAR check sicuro. Ora intanto la Roma continua ad Orsato era attaccare. molto vicino, Era molto vicino, sì. Palla fuori per Karsdorp. La buttano fuori perché Rimane per Pellegrini terra atterra in area. Pellegrini, ci sarà un VAR check sicuro qua e se lo prende è rigore netto Allora, perché, Pellegrini non rivediamo. mi sembra che finga. Palla Vediamo. dentro. No, ma No, ma non ha Allora, preso nessuno. vediamo, Cioè. vediamo. No, Aspetta, forse col è piede di riporto. Pellegrini che inciampa No, ragazzi, dai, su, nella facciami gamba seri. lì, inciampa, Ci vediamo inciampa da qua. Pellegrini nel piede Facciamo i di seri, Chiellini. Ma. facciamo i seri. Faccia Facciamo i perdere, seri. dai. Non c'è nulla di nulla di nulla perché in due No, ciccano il no. pallone, poi Chiellini si ferma per terra, No. Pellegrini andando indietro, Pellegrini si gli casca butta. addosso. Moise, di Quindi. tacco, mano, qua ha giocato la Roma, no, recupera ancora la Juventus, di nuovo la Roma, batti Mano ribatti, la palla lì, rimane lì, ancora Danilo, Betancourt, bene con Moise, possiamo andare, Cuadrado al limite dell'area di rigore, allarga sulla sinistra per Bernardeschi che può provare il tiro da lontanissimo! Ed esce di pochissimo, bravo Federico qua che da 30 metri calcia bene, forte, basso, preciso, la palla esce di poco. Bel tiro. Occhio a Vertu, scusami, strappo chi sulla è? tre quarti, può andare il numero 17, tira, giro! Szczęsny la battezza fuori, la palla esce di un metro, Vedi ma è azione anche. partita molto, molto insidioso questo tiro. C'è l'angolo, eh? Pjanic più soldi Tiro di Berardi. Veretout. Bene, Vigna qua che va via di suola, occhio che entra in area di rigore, c'è spazio per tirare! Mamma Chiude mia. Chiellini! Mamma mia. Chiude Chiellini! Eccolo qua, che salta un uomo, poi incespica da solo, ma la tiene in No, no, no. campo! Hai visto, Miracolosamente, ragazzi? Arthur!
Puoi servire dietro? Morata, cosa fai? Ma vai! Cosa fai? C'è la Morata lì, non può andare a far ripartire la Roma. E ancora Roma, mi parlate di Arthur! Arthur, quando arriva in quella mattonella di gioco, cioè il lato destro dell'area di rigore della Juve a Torino, in quel campo lì, in quella zona lì, fa dei casini. L'anno scorso col Benevento tutti mi parlavate di Arthur come un fenomeno due anni fa, tutti, Arthur. Un compito importante per... Ma hai visto cosa ha fatto, sì o no? Hai visto cosa ha fatto, sì o no? In area di rigore avversario. Non l'ho detto mai. No, no, a te piaceva, tu non lo volevi più vedere, Pjanic, tu non lo volevi più vedere, Marcello. Perché sì, in confronto a Arthur è un genio del calcio. Caspita. Non rischiare. Guardalo. Perde palla, Danilo arriva, deve fare fallo, poi Arthur, e Danilo fa un fallo da giallo e prende un giallo giusto perché Arthur fa un'altra arturata. È la seconda nel giro di due minuti. Palla dentro, sparacchia fuori Danilo. Controlla l'orologio Orsato, Cristante, palleggia, Karsdorp, ancora Cristante, sul lato destro, Kulusevski lo va a chiudere, non fare fallo, portala via così la palla, bravo! Oh, ed è finita! La Juve vince ancora 1-0, senza subire gol, si riporta ancora un po' più avanti, recupera ancora qualche punticino, per esempio all'Inter, di quello lì che sta nell'angolo con la mano davanti al volto in questo momento qua, e chi lo sa, se settimana prossima proverà addirittura l'aggancio che solo un mese fa sembrava fantascientifico. Fantascientifico! Come stai? Tutto a posto? Tutto bene? Allora, qua c'è uno sportivo che parla di calcio. E qua come stiamo? Tutto a posto? Ci vediamo settimana prossima. No, aspetta. Posso farti una proposta? No. Ci diamo la mano settimana prossima. Non ci sono, sono allo stadio, mi dispiace per te. Guarda che se gli dai la mano perdi un dito.